data la specifica vicenda molisana, noi avvieremo immediatamente un'attività di consapevolezza. Qui non ci sono dati particolarmente allarmanti di fenomeni estorsivi. Ne è un dato il fatto che al Comitato di Solidarietà per le vittime di racket e usura negli ultimi 3 anni sono arrivate una decina di domande, per cui è probabile che qui il fenomeno sia piuttosto limitato alle imprese agricole sicuramente e a quelle edilizie più esposte. Non escluso però che ci siano altri fenomeni estorsivi, non tradizionali, non quelli che si individuano immediatamente, che si vanno diffondendo. Ecco, noi lavoreremo affinché si parli di mafia, si parla delle metodologie, si parla dei nuovi strumenti che i mafiosi adottano per conquistare i territori e per allargare il loro potere. E questo è il primo livello. Poi l'altro, quello di dire alle persone soggette, vittime di usura e di estorsione, c'è una possibilità, c'è un'opportunità, cioè c'è uno strumento oggi che uno non li lascia solo. E quindi subiamo la fase della solitudine di cui si è parlato prima. Poi ti accompagna, ti aiuta a capire la dimensione del tuo problema e a farti uscire fuori. Ci sono strumenti pubblici efficaci, come appunto il Comitato di Solidarietà, che intervengono con fortissimi sostegni, non solo economici, a favore di chi denuncia per aiutarlo a reinserirsi nell'economia legale. Ecco, noi metteremo a disposizione questi strumenti. Poi faremo un'attività di accompagnamento anche giudiziario, laddove le persone denunceranno, gli potremo garantire gratuitamente l'assistenza legale, specialistica.